Il giorno dopo, Franco Sensi si gode a Trigoria alla Roma da 9 colonne. La foto di gruppo capita nel momento ideale per l'allegria e l'ottimismo. A Milanello, dopo la sconfitta, bilancio dei danni, con Davids fratturato alla mano destra. Caduto nel primo tempo, ha sopportato il dolore. Più difficile però sostenere la fatica di un'analisi spietata. Troppi errori, 2 gol subiti in 6 minuti e poi un calo di tensione grave per chi ha lo scudetto sulla maglia e si chiama Milan. Dopo 13 minuti Totti aveva già fatto breccia ripagando Bianchi per il posto da titolare con Fonseca e Del Vecchio in panchina. Era difficile perché Rossi ha rinviato e mi ha rimpallato. Lì ho avuto molta fortuna, però dopo vedendo Baresi con Costa Curta ho deciso di fare il pernetto di esterno destro e andava bene. Sebastiano Rossi rifiuta responsabilità singole per una sconfitta così vistosa. Sull'1-0 potevamo anche rimediare come abbiamo fatto altre volte, non ce l'abbiamo fatta. E quindi la colpa non è solo di uno, ma è di tutti. Sul banco degli imputati quella che una volta veniva considerata la difesa a livello di club più forte del mondo e ieri imbambolata nel reclamare il fuorigioco di Totti. Balbo e Cappioli hanno messo a nudo le pecche di un reparto cui non è bastato il rientro di Franco Baresi. Al microfono di Auro Bulbarelli, Costa Curta ammette. Credo che sia un discorso che ci può stare benissimo, il fatto che questa difesa forse non è come gli altri anni. Senza Simone, Savicevic e lo squalificato Boban, il Milan si è aggrappato all'orgoglio di Maldini, che anziché la buona sorte ha trovato la traversa, e al dinamismo sulle fasce di Davids ed Eranio. A proposito, il numero 24 del Milan non ha dubbi sull'intervento di Lanni. Quello è un sacrosanto rigore che non vedo come certi possano avere il dubbio di questo. Meglio di Weah, stavolta in ombra allo Stadio Olimpico, si è battuto Roberto Baggio, cui la difesa romanista ha riservato una decisa attenzione. Sulla strada del Codino anche la sicurezza di Sterkel, in crescita costante sia nelle parate che nel tempismo delle uscite. Al 12° della ripresa la mossa di Tabarez per raddrizzare l'incontro è stata a Locatelli al posto di Eranio, ma la gara era ormai compromessa. Il merito della Roma è aver approfittato al massimo i grossi errori commessi dal Milan e dopo aver gestito la partita. È stata una partita quasi perfetta, io credo che la squadra ha giocato molto bene, molto realista e ha fatto male nel momento giusto. Il gioiello di Balbo, con esultanza di slancio verso una strafelice curva sud, è stata l'ultima mazzata di una squadra che non è piaciuta nemmeno a chi è rimasto fuori per colpa della gastroenterite, cioè Marco Simone. Ieri abbiamo preso un gol dopo un infortunio al nostro portiere e purtroppo ci siamo abbattuti perché non ho visto la reazione, questo è l'unico dispiacere. Ora per Roma e Milan l'orizzonte più immediato si chiama Europa. Bianchi sintetizza la preoccupazione Karlsruhe. Io vado a dire qualche cosa di semplice, è una squadra tedesca. Rossi, in vista di Göteborg, cerca di risollevare il morale ai tifosi rossoneri. Speriamo di dimostrare ancora una volta che siamo...